Segretario, l'appello, per favore. Iaia Dario, Mancino Mario, Picchieri Gaetano, Sileno Alessandra, Giumentaro Giuseppe, Franco Francesco, Toma Annalisa, Di Punzio Marco, Zingaropoli Sabrina, assente, Calasso Pasquale, Gigante Domenico, Picchieri Mario, Scardino Daniele, Brigante Giuseppe, De Cataldo Arturo, assente per ora, Picchieri Fabio, Picchieri Luigi, assente, quindi 4 e 13. Quindi la seduta è varia. Allora, dopo l'appello fatto al segretario, con presenti 13 e assente 14, la seduta è valida. Prima di iniziare il Consiglio Comunale, è pervenuto un documento per quanto riguarda i nostri due, un consigliere comunale Luigi e Buttazzo, assessore, che si scusa di non poter partecipare a questo Consiglio Comunale per il lutto che è avvenuto in questi giorni. E pertanto loro, con la presente, si comunicarvi che non sarà possibile partecipare al Consiglio che si terrà in data odierna alle ore 12 per motivi familiari, colgono l'occasione per ringraziare il Sindaco, l'amministrazione comunale e di dare a tutti buon anno. Detto questo, significa che anche noi ci associamo al dolore di questi nostri, sia il consigliere comunale che l'assessore, di quello che è accaduto ieri. Prima di iniziare il Consiglio Comunale era doveroso leggere questo documento che è pervenuto alla Presidenza del Consiglio. Possiamo iniziare allora il Consiglio Comunale, se ci sono interrogazioni, uno ha facoltà di intervenire. Fabio ha facoltà di parlare. Buongiorno Presidente, grazie. In maniera molto veloce abbiamo letto sulla stampa della bocciatura sul progetto della pista ciclabile. Se c'è qualcuno che ci vuole relazionare in maniera molto veloce, grazie. Grazie Fabio, diamo la facoltà al Sindaco di rispondere all'interrogazione fatta da Fabio Picchieri. Sì, in realtà è stata fatta un po' di confusione riguardo questo finanziamento e riguardo la mancata ammissione fatta dal Comune di Sava. In realtà stiamo parlando della pista ciclabile, quindi del piano per la mobilità sostenibile, bando al quale il Comune di Sava ha partecipato nel agosto-settembre del 2017, quindi di quest'anno. Chiaramente abbiamo partecipato insieme a decine e decine di altri comuni, è stata pubblicata qualche giorno fa una determina di graduatoria e di ammissione e non ammissione di riguardanti i comuni, e il Comune di Sava allo Stato non è stato ammesso in relazione ad una mancato rispetto di una norma del bando che riguardava un allegato. In realtà noi abbiamo inviato una PEC, sono stati ammessi 11 comuni tra tutti quelli che hanno presentato la domanda, e abbiamo inviato una PEC di contestazione della graduatoria, perché la determina consentiva appunto che entro 15 giorni i comuni potessero fare delle osservazioni, in quanto riteniamo che la documentazione così come prodotta è corretta. È chiaro che se ci troviamo di fronte ad un problema di interpretazione e di valutazione discrezionale del progetto è un discorso. Se invece ci si trova di fronte al mancato rispetto di determinati requisiti è un altro conto. Per cui abbiamo impugnato e contestato questa determina, abbiamo inviato una PEC così come previsto dalla stessa determina entro 15 giorni e abbiamo chiesto anche di essere convocati presso la Regione Puglia, presso l'ufficio regionale appunto che si occupa di questi bandi, per
poter fare presenti le nostre argomentazioni. Tutto questo è stato verificato assieme al consigliere delegato, l'ingegnere Francesco Franco, che ha seguito questo iter, per cui ci aspettiamo nei prossimi giorni di essere convocati o comunque di recarci personalmente presso l'ufficio regionale per poter verificare questo aspetto. Voglio cogliere l'occasione, visto che mi è data, se il Presidente del Consiglio mi consente, per fare presenti alcuni altri aspetti. Intanto che a questa notizia sicuramente non positiva, tenendo presente che questa legislatura si sta caratterizzando, a differenza della precedente, per una pubblicazione importante di bandi da parte della Regione Puglia, perché nell'ambito della programmazione europea che terminerà nel 2020, la Regione Puglia fortunatamente ha a disposizione risorse per centinaia di milioni, per cui quasi settimanalmente vengono pubblicati bandi. Ricordo per esempio la partecipazione al bando per l'efficientamento energetico, dove abbiamo candidato 3 progetti, ricordo per esempio il bando per le biblioteche al quale abbiamo partecipato, e appunto la notizia che volevo dare è quella che grazie all'impegno dell'amministrazione, del consigliere comunale Domenico Gigante, delegato alla valorizzazione del territorio, dell'assessore Tome e di tutti gli uffici che hanno collaborato, il Comune di Sava è stato ammesso, non abbiamo ancora ricevuto la comunicazione ufficiale, ma probabilmente ammesso e finanziato per quel bellissimo progetto che è stato presentato e che riguarda la ristrutturazione delle 3 biblioteche presenti all'interno del territorio comunale. Faccio riferimento alla biblioteca comunale che finalmente è attiva dopo tanti anni di abbandono, è attiva anche in queste ore grazie ad un'associazione che la sta gestendo. La biblioteca si trova all'interno della Tommaso Fiore, la biblioteca dei Frati Francescani, che è poi la biblioteca più importante che abbiamo sul nostro territorio, e colgo l'occasione per ringraziare anche Padre Agostino e tutti i frati che hanno collaborato nella presentazione di questo progetto, e poi la biblioteca Bonsegna che si sta recuperando. Quindi è di fatto certo, grazie al rimpinguamento delle somme, che il Comune di Sava beneficerà di circa 600.000 euro che potranno essere investiti presso queste biblioteche. E un'altra bella notizia che conferma un finanziamento che già sapevamo di aver ottenuto è quello dato e comunicatoci con una determina della Regione Puglia pubblicata in data 20 dicembre, quindi 8 giorni fa, 9 giorni fa, e che riguarda il finanziamento di 250.000 euro per l'efficientamento energetico dell'Iris Malagnino. Quindi adesso dovremo aspettare una comunicazione da parte del MIUR, da parte del Ministero dell'Università e dell'Istruzione, per poter poi procedere con questi lavori che sicuramente verranno effettuati nel 2018, non appena la scuola sarà chiusa e quindi ci sarà la possibilità per le imprese di lavorare all'interno. Grazie. Grazie Sindaco di questa informazione. Se ci sono altri interventi e erogazioni. Sì Presidente, all'interrogazione posta il Sindaco inizialmente parlava di confusione. Non riesco a capire la confusione da quale parte proveniva, anche perché voglio dire non abbiamo mai fatto comunicazione, parte dal Consiglio Comunale, esterna alla confusione, cioè, fammi capire che tipo di confusione c'è stata. Abbiamo avuto una risposta ad un progetto che non è stato ammesso. Noi diamo sempre la nostra disponibilità anche insieme al consigliere delegato, a recarci in regione per verificare l'accaduto, se manca un requisito sul progetto oppure se è stata una scelta anche politica, discrezionale, come ci ha comunicato il Sindaco, sarebbe cosa grave questa. Noi abbiamo però un dato di fatto. Assolutamente detto che è una scelta politica. No, discrezionale sul progetto. Discrezionale sul progetto. Discrezionale è un conto, politica è un altro conto. È confusione però, non riesco a capire da parte di chi. La confusione è stata regata. Non vedo confusione. Cioè, voi avete presentato un progetto, avete lavorato tutta l'estate, abbiamo fatto anche delle riunioni, eccetera, eccetera. Alla fine abbiamo un dato di fatto che il progetto non è stato ammesso.
noi diamo la nostra disponibilità anche a regarci regioni insieme, maggioranza, opposizione, per andare a risolvere questo problemino che sarebbe opportuno che venga risolto. Sì, allora riguardo la confusione, tu hai fatto riferimento all'aver appreso questa notizia da organi di informazione. È chiaro che mi riferivo, è evidente e lo capisce chiunque, che mi riferivo agli organi di informazione, in particolare un organo di informazione locale. Quindi è una confusione che rinviene da come la notizia è stata data, perché si è messo insieme rigenerazione urbana, piste ciclabili, eccetera. Chiaro, non è la vostra confusione, la confusione è generata dall'informazione locale, in quanto sei partito dall'informazione locale. Chiesto di parlare ingegnere Franco, ha facoltà di parlare. Niente, volevo aggiungere le stesse cose che ha detto il sindaco. La confusione era che si è parlato di rigenerazione urbana, diciamo il bando non c'entra niente con la rigenerazione urbana, ma si parlava solamente di piste ciclabili e poi si parlava, diciamo, secondo gli organi di stampa, di un progetto di una pista ciclabile che va da Sava verso la Madonna di Pasano e non, diciamo, a noi non risulta questo progetto. Il nostro progetto riguardava il prolungamento della pista ciclabile attuale. Tutto qua. Grazie all'ingegner Franco. Consigliere Pichieri faceva riferimento ad una confusione. Io ho specificato che la confusione era fatta dagli organi di stampa locali che parlavano di rigenerazione urbana. Il progetto di rigenerazione urbana, diciamo, è un altro bando. Questo che, è stato, diciamo, questo che non è stato ammesso è quello riguardante le piste ciclabili. Quello che non siamo stati ammessi. Poi l'organo di stampa parlava di una pista ciclabile che andava da Sava alla Madonna di Pasano e non esiste nessun progetto riguardante questo percorso. Bene, se non ci sono altri interventi, interrogazioni, possiamo passare al primo punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Primo punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, sentenza Tribunale di Taranto, sezione del civile, numero 2552, pronunciata nella causa civile di primo grado, iscritta al numero 8255, Trinchera Longo, attori, ASL da convenuto Comune di Sava, terzo chiamato. Riconoscimento debito fuori bilancio, articolo 194, decreto legislativo 267. Relazione consigliere Toma. Sì, buongiorno a tutti. Allora, questa sentenza era stata presentata già nell'altro Consiglio Comunale. Ricordo brevemente i fatti, un cane randagio che attraversa la strada mentre passa un autoveicolo, per cui l'autoveicolo sbanda e finisce su un muretto. Vengono chieste le lesioni fisiche del conducente dell'auto, nonché i danni dell'autovettura stessa. Il giudice ritiene presso il Tribunale di Taranto di rigettare la richiesta per le lesioni fisiche perché non erano state provate da alcuna documentazione medica, mentre accoglie la richiesta dei danni al veicolo perché attraverso una perizia del GTU vengono quantificati nella misura che poi è nel PQM, quindi nella decisione del giudice. Veniamo condannati sia noi che la ASL in solido, perché viene chiamata prima la ASL, poi viene convenuto il Comune di Sava come terzo chiamato in causa ed è responsabile sempre per la mancata custodia e per la mancanza del canile sanitario. Veniamo condannati al pagamento delle spese legali, nonché della sorte, in solido. Noi riconosciamo nel debito fuori bilancio il 50% in quanto abbiamo certezza che l'assicurazione della ASL e Metrust ha saldato in toto quanto era oggetto della condanna, per cui noi siamo tenuti alla metà del pagamento da rifondere direttamente all'assicurazione che ha già pagato. Pagheremo per cui 4.119, che è quello che viene riportato nella scheda di debito. Ci sono scusi Presidente. Ci sono interventi? Dottor
Picchieri chiede la parola e facoltà di parlare. Quali sono le motivazioni che hanno indotto il Comune, l'ente, a non fare ricorso in appello per quanto concerne? Perché io leggo qui a un certo punto qualcosa che va in contraddizione, dove dice... Chiaramente dell'esito di un giudizio non ce l'abbiamo mai, quindi non siamo mai certi. Noi quando valutiamo se fare o non fare appello non entriamo mai nel merito della questione, nel senso che ci sono dei legali che comunque ci danno delle indicazioni e di solito valutiamo anche gli importi. Detto questo, fare un giudizio in corte d'appello, sebbene c'è la possibilità di avere un accoglimento, quindi una riforma della sentenza, va valutato l'interesse del comune, parliamo di 4.000 euro, per cui tra iscrizione, pagare le spese legali di un nostro avvocato, l'eventualità di perdere il giudizio della Corte d'Appello e quindi pagare anche l'avvocato di controparte, ci porta a volte a decidere, ripeto, perché non abbiamo la certezza assoluta chiaramente, per cui se ci sono dei motivi di merito che possono indicarci una vittoria quasi assoluta, allora lì procediamo, ma trattandosi di 4.000 euro e nell'incertezza non è... Allora, quando il tutto verrà trasmesso alla Corte dei Conti regionale, no? E questo qua, diciamo, la Corte dei Conti, diciamo, sottolineerà questo fatto qui, no? Dice come e poi noi daremo... avevate sentore che... Non c'è un sentore, non è una cosa che poi hai il sentore. Abbiamo delle motivazioni, ma non abbiamo la certezza, ripeto, quindi non è che sul sentore noi andiamo a buttare altri 4.000 euro, tra virgolette. Dobbiamo fare delle valutazioni che sono prettamente contabili, oltre che di merito, ma ripeto, nel merito entrano i nostri legali, non entriamo noi. È chiaro che davanti a una sentenza di un importo, di una condanna maggiore, allora la valutazione è completamente diversa perché è interesse del Comune non perdere quei soldi, insomma. In questo caso, tra l'altro, la ASL ha già pagato e di solito noi ci muoviamo anche in funzione di quello che la parte condannata in solido fa, quindi se la ASL avesse fatto appello avremmo potuto valutare maggiormente anche la valutazione dell'appello. Non citare, non fare. Ma quello lo fa, non lo facciamo, non l'abbiamo riportato noi, che credo sia del legale quella valutazione, non nostra. Noi riportiamo quello che ci scrive il legale come giusto che sia, non è nostra. Pure evitare di dire, seppur avendo sentore. Beh, però insomma, la verità dei fatti è questa, insomma, il legale ci scrive questo e noi lo riportiamo nella nostra scheda, questo è. Ci sono altri interventi? Ha facoltà di parlare. Se non ci sono altri interventi, per dichiarazione di voto, Arturo ha facoltà di parlare. Buongiorno a tutti. Allora, io prendo atto dell'integrazione e ritengo che così andasse fatto già da principio. Anticipo comunque il voto contrario perché decorsi già 3 mesi dalla notizia della sentenza, ritengo che il debito potesse essere completato anche con l'imposta di registro della sentenza, perché in difetto di appello, che condivido così come esposto dalla consigliera Toma, non era il caso di proporre, per evitare di dover andare sul prossimo bilancio sull'imposta di registro, bisognava e si poteva andare a verificare quant'era e magari inserirlo in questo debito. Quindi per questo motivo il voto è comunque contrario. Grazie ad Arturo, se ci sono altre dichiarazioni di voto o quant'altro. No, passiamo alla votazione del punto all'ordine del giorno. Sentenza Tribunale di Taranto, sezione 3 civile, pronunciata nella causa civile primo grado iscritta 8255 Trinchera Longo, Comune di Sava, terzo chiamato, riconoscimento debito fuori bilancio, articolo 194. Chi è favorevole? Contrari?
Astenuti? Per l'immediata esecutività? Contrari? Astenuti? Tutti. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Sentenza Tribunale di Taranto, sezione 3, civile 1726, emessa dalla causa civile di primo grado iscritta al numero 3453, nodi Pagano, Comune di Savio, riconoscimento debito fuori bilancio, articolo 194. Relazione consigliere Toma. Sì, anche questa è una sentenza che avevamo nell'altro consiglio. Relaziono dicendo che è un sinistro avvenuto a causa di un tombino malmesso, viene chiamata in causa come convenuta l'acquedotto pugliese, che chiama a sua volta il Comune in quanto ritiene che ci sia una corresponsabilità. Per quello che riguarda questa sentenza, invece, dico subito che abbiamo ritenuto di appellarla, perché invece qui potremmo avere una vittoria quasi certa, nel senso che il giudice decide intanto in una fase istruttoria della causa, cioè significa che si riserva, dopodiché emette una sentenza, quando in realtà da procedura civile avrebbe dovuto prima mandare la causa in decisione, accogliere le conclusioni delle parti e poi decidere. Per cui in maniera assolutamente autonoma decide di decidere in una fase che è ancora istruttoria. E quindi c'è una lesione vera e propria del nostro diritto di difesa. E poi perché c'è una decisione sulla somma di oggetto di condanna in via equitativa, a dire del giudice, quando in realtà si sarebbe fatta una CT, una perizia, avremmo valutato i danni reali e quindi non ci sarebbe stato bisogno di andare in via equitativa, anche perché l'articolo 1226 prevede che si possa decidere soltanto in via equitativa quando il danno non può essere provato nel preciso ammontare. Ripeto, sarebbe bastata una CT, una perizia medica, e avremmo avuto certezza della quantificazione delle lesioni fisiche. Per cui in questo caso, a parte sono 9.000 euro, quindi parliamo già di un importo un po' più importante, anche se è sempre per la metà perché siamo condannati in solido con la QP, comunque dato proprio l'oggetto della sentenza, quindi le motivazioni d'appello ci sono tutte, per cui riteniamo che sia assolutamente necessario fare l'atto di appello che è stato già fatto e già depositato dall'avvocato incaricato. Tra l'altro abbiamo richiesto anche una inibitoria perché riteniamo che il pagamento a questo soggetto possa creare dei problemi nell'eventualità di riscossione se dovesse essere accolta la nostra domanda, il nostro appello, perché è una persona senza reddito e senza alcuna attività lavorativa. Detto questo, abbiamo avuto certezza che il pagamento sia stato effettuato in tutta la somma, diciamo nel suo ammontare dall'acquedotto pugliese, per cui stiamo portando come debito fuori bilancio soltanto la metà, perché appunto dobbiamo pagare eventualmente l'acquedotto pugliese e non più il... È stato fatto il pagamento in toto, è stato effettuato dall'acquedotto pugliese. Se ci sono interventi a questo punto dell'ordine del giorno. È metà della sorte, sì, perché siamo stati, tra l'altro, condannati solo noi al pagamento delle spese legali, altro motivo per cui fare appello. Sì, sì.
Allora, ci sono interventi? Sempre per dichiarazione di voto. Ha facoltà di parlare. Sì, sì, solo per rilevare che la documentazione acquisita oggi non pare poter avere i crismi di un atto di quietanza che dia certezza giuridica a quel tipo di pagamento e quindi conseguenzialmente alla modalità e al criterio applicato per il riconoscimento del debito. Quindi il voto ovviamente sarà contrario. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione del secondo punto dell'ordine del giorno. Sentenza Tribunale di Taranto, sezione 3, civile numero 1726, trasmessa nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3453, riconoscimento debito fuori bilancio, articolo 194. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Per l'immediata esecutività, favorevoli? Contrari? Astenuti? Non avendo altri punti all'ordine del giorno, auguriamo a tutti buon fine anno e buon inizio, buona giornata a tutti. Buongiorno.